chiamato il codice di santità, era proprio l'invito che la legge attraverso Mosè ha fatto al popolo di entrare in questo, in questa dimensione della santità. Nel libro del Levitico si dice questa la formula: siate santi come io sono santo. Santo significa separato in ebraico. Separato da che cosa? Separato dal male, certamente, separato da tutto quello che è contrario a quanto la legge insegna. E fin lì la cosa potrebbe anche funzionare bene, essere separati dal male, essere anche fedeli a una legge, eccetera, eccetera. Però Gesù non ha mai ricordato queste parole del libro del Levitico. Mai Gesù dice, allora ecco, come scrive Mosè nel Levitico, siate santi come io sono santo. Conosceva molto bene l'ebraico Gesù, ma non ha usato queste parole, perché erano parole fuorvianti. Perché dire che essere santo, essere separato dal male, sia una cosa buona, ma dire che bisogna separarsi anche dai malvagi è una cosa facilissima di farlo. Non soltanto separarsi dal male, ma separarsi dai malvagi. Per questo i farisei nei confronti dei peccatori o di quelli che non osservavano la legge non avevano alcun tipo di apprezzamento, provavano un grande disprezzo per questa gente. Ecco per quale motivo Gesù non ha usato le parole del libro del Levitico, siate santi come io sono santo, perché a quel tempo già erano parole equivoche, come anche oggi, se noi parliamo della santità, pensiamo alle cause dei santi in Vaticano e ci sembrano delle mosche bianche questi santi che hanno fatto delle cose eroiche che noi non potremo mai fare perché siamo uomini, madri, padri di famiglia, con una vita molto così, è presa da tutte le mille faccende da svolgere. Però, ecco, Gesù non ha detto questo. Gesù non ha detto siate santi come io sono santo, perché questo non è per tutti, certamente. E anche per, soltanto per quelli che avevano osservato la legge. E poi questo poteva essere fuorviante. Non ci separiamo dal male, ma ci separiamo anche da quelli che sono i fautori del male. Allora, per evitare questi equivoci e per uscire da questa visione così ristretta della formula, del codice di santità, Gesù ha riproposto un'altra formula che è aperta a tutti e che tutti possono accedervi. Siate misericordiosi come il Padre del Cielo è misericordioso. Non tutti possiamo essere santi, secondo un certo concetto di santità o come poteva avvenire a quel tempo, tutti possiamo essere misericordiosi, sicuramente. Perché la misericordia non è altro che avere questo cuore di carne che si prende cura del dolore altrui e che di fronte alla sofferenza dell'altro uno sa che deve intervenire, che non può rimanere indifferente di fronte a questa sofferenza. Comunque già ci fa comprendere allora come appunto la novità del messaggio di Gesù, questa nuova relazione con Dio, questo nuovo rapporto con Dio, all'insegna di una misericordia che ci rende simile a Lui. Ecco, e per assomigliare al Padre, questo è l'unico che ci ha chiesto Gesù, appunto, essere misericordiosi, ripeto, non richiede condizioni particolari, né prerogative speciali, non bisogna avere delle virtù eroiche per avere un cuore di carne che si prende cura del dolore dell'altro. Tutti possiamo fare questo, sapete tutti. Tutti possiamo intervenire nei confronti di una persona che sta male. E per fare questo tipo di azione, come dicevamo prima, non ci vogliono le parole, ma ci vogliono i gesti. Ci vogliono le mani, le braccia, le labbra, gli occhi, le orecchie. Non è una questione di intelletto, di parlare, ma una questione di gesti, di sensi. Ecco, allora, per assomigliare al Padre, Gesù ce l'ha chiesto, siate misericordiosi come il Padre misericordioso, ecco, abbiamo come modello Lui, Gesù, il Figlio incarnato, il Dio incarnato, l'unico che ha visto e ci ha spiegato chi è Dio, secondo ci insegna l'Evangelista Giovanni. Nel prologo faremo una piccola così passeggiata nel prologo di Giovanni. Alla fine del prologo l'autore fa questa grande affermazione: Dio nessuno l'ha mai visto, soltanto il Figlio unigenito che è nel seno del Padre è stata la spiegazione. Quindi noi, grazie a Gesù, possiamo assomigliare a
a Dio, al Padre, perché se Lui è quello che ce lo spiega, noi possiamo attraverso Gesù fare questa esperienza profonda di Dio e poterlo anche appunto sentire presente, assomigliando nella nostra vita. E vedete, per parlare di Dio, Gesù, o parlare della sua misericordia, Gesù non ha sprecato parole o ha adoperato concetti difficili, altamente teologici. Gesù non ha aperto appunto un libro di teologia dicendo adesso vi parlerò di Dio questa sera a tutti voi, o non si è affidato alla testimonianza dei padri, degli antichi maestri con le loro dottrine, ma Gesù in maniera molto molto così semplice e immediata, quando uno dei discepoli gli dicono d'accordo Signore, ma a noi ci interessa una cosa sola, mostraci il Padre e del resto tutto ci avanza. Questo lo dice Filippo, uno dei discepoli, in Giovanni 14:8, e Gesù gli dice, ma Filippo, ma da tanto tempo che sono con voi e ancora non l'avete capito questo voi. Ricordati sempre di queste parole, Filippo. Chi vede me, vede il Padre. Quindi quello che tu vedi in me, come io mi muovo, come io mi siedo a tavola con voi, come io mi rapporto con la gente, come io mi metto ad ascoltare, a sentire o mi prendo cura appunto di questo dolore altrui, questo è quello che fa Dio, punto. Non c'è un'altra maniera di fare esperienza di Lui. Vedete, per parlare del Padre, Gesù non ha aperto un libro di teologia o ha fatto ricorso alla saggezza antica, ma Gesù ha detto la sua persona bastava per fare questa esperienza profonda di Dio. E in questo modo, vedete, non si può parlare di misericordia senza prima fare esperienza appunto di questa presenza del Dio con noi, di fare questo incontro, di poter guardare Gesù e vedere in Lui l'espressione massima dell'amore del Padre. Perché è tutto lì, tutto il problema dell'incarnazione, prima accennava anche Stefano all'introduzione, vedete, è il centro della nostra fede. Noi forse non ci pensiamo abbastanza a questo fatto dell'incarnazione. Faremo il Natale, faremo una cosa molto così familiare, un po' romantica, però è legato più a una festa così per passare dei giorni belli in famiglia. Tuttavia non toglie che dovremo sempre celebrare questo questa grande verità, questo grande fondamento della nostra fede. Vedete, dire, come se noi ci caliamo all'epoca del tempo in cui si scrivono i Vangeli, dire che gli uomini potessero diventare Dio, questa è una cosa abbastanza così accettabile, perché a quell'epoca tutti i grandi si paragonavano agli dèi. Il faraone era il figlio del Dio Sole, gli imperatori venivano divinizzati, per cui i morti si rifacevano i templi e si adoravano le persone, gli imperatori, come divinità stesse. O i grandi eroi, le grandi figure mitologiche che avevano a che fare sempre con il divino. Quindi che un uomo potesse diventare Dio, non era una cosa strana questo. Ma che Dio potesse diventare uomo, questo era una calunnia, questo era una bestemmia, questa era una follia, dirà Paolo. Quindi che Dio nella sua massima trascendenza, nella sua realtà unica, assoluta, potesse assumere la carne umana, con tutto quello che la carne umana ha di debolezza, di fragilità, di essere esposta anche al dolore, anche alla morte, questo era impensabile. Ecco, noi, riflettendo sull'incarnazione, dovremmo riflettere su qualcosa che mai prima si era sentito dire questo, ma qualcosa che appunto ha a che fare con il più alto gesto, il più alto segno di misericordia. Se veramente Dio ha voluto diventare uno di noi per essere solidali e per prendersi a cuore il nostro dolore e la nostra sofferenza. Quindi è dell'incarnazione che noi ci interessa fare sempre una profonda riflessione, perché è lì che si gioca il nostro essere credenti e il nostro poter veramente essere somiglianti anche al Padre. Se non era attraverso l'incarnazione, questo non era possibile. Allora andiamo al prologo di Giovanni. Abbiamo accennato prima come l'evangelista, in questo prologo al versetto 18,
fa un'affermazione che ci lascia così un po' di stucco a tutti: Dio nessuno l'ha mai visto, soltanto il Figlio ce l'ha spiegato. Ecco, in questo prologo, che è come una specie di preludio, nel campo musicale il prologo di Giovanni sarà una specie come nelle grandi sinfonie musicali, il preludio sono le note che già anticipano e preparano ad ascoltare quello che sarà lo sviluppo dell'opera musicale. Lo stesso ha fatto Giovanni nel prologo, questi 18 versetti che sono una perla, che è una specie di concentrato teologico di tutto il Nuovo Testamento, bellissimo, possiamo anche chiamarlo così, un bellissimo inno all'amore di Dio per l'umanità, anche all'ottimismo di Dio nei confronti dell'essere umano. Perché nel prologo si parla proprio di questo, di questa incarnazione o di questa nuova relazione che attraverso Gesù si stabilisce tra Dio e gli uomini. Quindi non siamo più schiacciati dalla divinità, Dio non è più un problema, ma siamo innalzati appunto dalla sublimità di questo amore del Padre che abbiamo capito in Gesù e siamo allo stesso tempo potenziati dal suo Spirito, che garantisce la crescita nostra e lo sviluppo umano. Vedete, questo discorso di non essere più schiacciati dalla divinità è molto, molto importante, molto serio, perché ancora oggi si vive con questa percezione di essere proprio sempre sottomessi. Quindi l'incarnazione sarebbe proprio la dimostrazione che non siamo più schiacciati dal divino, poiché Dio si è voluto fare uno di noi. E questo per tanta gente ancora non è entrato nella propria vita, tanta gente, parlo di chiesa. Domenica scorsa, dopo che abbiamo finito da 3 giorni, c'era con noi Giuseppe e Anna e altri amici anche qui del nord. Finita da 3 giorni c'era anche una sagra, una festa popolare a Montefano, Sapori d'autunno, benissimo. E noi gentilmente abbiamo aperto il convento perché tutta marea di gente che ha partecipato a questa sagra potesse visitare le cantine, il giardino, il chiuso, il convento. Per noi eravamo felicissimi di fare questo tipo di accoglienza. Ebbene, tra tanta gente che è entrata in convento, è entrato un tipo strano che portava dei panfletti, dei volantini, che voleva per forza attaccare in chiesa, cercava uno della comunità, alla fine ha trovato me. Era uno fissato con tutta una serie di visioni, di promesse, di primi venerdì del mese, di confessione, di comunione, una cosa tutta. Ho detto: guardi, noi queste cose veramente non ci interessano, perché noi vada in parrocchia a portare questo a noi. Come in parrocchia? Ma voi non siete preti? Sì, ma noi già viviamo nel Vangelo. E vabbè, ma anche queste cose bisogna dirle. No, guardi, noi non crediamo in tutte queste cose proprio da superstizione, di primi venerdì, di confessione prima della morte, tutte promesse, perché noi non siamo schiacciati da nessun Dio che ci chiede queste cose. Ma lui è diventato di un livore, ha cominciato a offenderci, a dirci peste. Dico: ma scusi, ma se queste veramente sono questi sono gli effetti di tutta la sua devozione per i primi venerdì del mese, veramente io ci penserei 2 volte, veramente. Allora più ancora, con molto più livore contro di noi, no? Ecco, queste sono le persone schiacciate da un Dio che ancora è un problema per loro. Ma io mi salverò o non mi salverò? Avrò fatto tutti i venerdì come si deve o mi manca uno? Vedete, questa è un'immagine ancora così deformante della religione. È una visione così veramente avvilente. Certamente uno non se la prende con questa persona, noi in maniera molto educata abbiamo detto che non c'era bisogno che attaccarsi questi panfleti, seppur dopo ha veramente tappezzato tutto il convento di questi panfleti, con noi il giorno dopo abbiamo dovuto andare a cercare a togliere uno per uno, quindi è stato anche maleducato. Però per dirvi come la religione porta questa visione di un Dio che ti schiaccia, che ti chiede qualcosa perché tu possa essere gradito a Lui. Questo è contrario all'insegnamento di Gesù, a questo grande dono dell'incarnazione. Se Dio si è incarnato, si è fatto solidale e non ci può schiacciare in nessuno di noi. Non è possibile questo. E se qualcuno parla di un Dio che ti impide queste, che ti impone queste cose, non è il Dio di Gesù, non è il Dio che si è incarnato, vedete? Quindi noi, grazie a questo grande dono che abbiamo ricevuto, possiamo sentire appunto la presenza di Dio in noi come qualche cosa che ci innalza, non che ci schiaccia, che ci potenzia, non che ci fa regredire, che ci fa crescere, che garantisce appunto il nostro sviluppo.
Ed ecco allora il prologo di Giovanni, c'ha già un bellissimo commento, che è la prima lettera di Giovanni, sempre nello stesso ambito della letteratura giovannea, e vedete come inizia questa prima lettera di Giovanni, che riprende il prologo del Vangelo, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che noi abbiamo contemplato e quello che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Vedete, il commento al prologo, che troviamo già nella prima lettera di Giovanni, parla di un'esperienza di questo Dio incarnato che passa attraverso i sensi, che non è questione di ragione, non è che io devo applicare l'intelletto per comprendere questa grande verità di fede. Non si tratta di dottrina, ma si tratta di esperienza, perché sono i sensi quelli che vengono coinvolti. Quello che i nostri occhi hanno visto, che i nostri orecchi hanno udito, che le nostre mani hanno toccato, questo noi vi vogliamo veramente annunciare. Ma lo annunciamo con gli stessi gesti delle mani, degli occhi, delle orecchie. E questo è quello che rende la nostra gioia piena. Per cui la verità e la nostra dimensione, la nostra realtà come credenti, ha a che fare sempre con un messaggio che comunica vita, con qualcosa che parte dalla nostra esperienza vitale. E il prologo di Giovanni, per dire come già le prime comunità l'hanno visto così, come qualcosa che non entra nell'ambito della dottrina, ma che parte dall'esperienza, dall'esperienza che passa attraverso i sensi, il prologo di Giovanni lo conosciamo, un po' abbiamo sentito, si leggerà a Natale, lo vedremo in principio dal verbo, questa parola che poi attraverso la quale tutto è stato fatto, e lui assiste a quello che c'è, se non grazie a questa parola. Vedete, l'autore del Vangelo, l'autore del quarto Vangelo, che fa parte comunque di questa grande cerchia di scritti che si chiama gli scritti Giovannei, dove c'è anche appunto compreso l'Apocalisse, inizia con questo principio, prima di arrivare al grande dono dell'incarnazione, vuole far riflettere la sua comunità da dove è partito tutto questo. E l'autore dice che Dio ha avuto sempre un progetto in testa. Ho una parola che è la stessa cosa. Parola e progetto possono essere modo di dire che cosa abbiamo in testa. Io quando dico una parola, già mi è partita dalla testa mia un progetto, un'idea che si esprime con questa parola. Quindi l'autore sta dicendo che in principio, e noi conoscendo la scrittura sappiamo che così inizia il libro della Genesi. Anche il libro della Genesi inizia: in principio Dio creò il cielo e la terra. Ma l'autore dice: adesso noi ci dobbiamo veramente fermare a questo fatto della creazione, ma vogliamo andare ancora a qualcosa di molto più profondo che lo precede. In principio c'era questa parola. Che cos'è la parola che Dio ha avuto sempre fin dal principio? Giovanni dice: la parola era Dio. Quindi Dio ha avuto sempre questo progetto nella sua testa, che l'uomo potesse essere della sua stessa condizione, che l'essere umano potesse partecipare della sua condizione divina. Questo è il progetto che Dio ha avuto sempre in mente. E questo progetto si è realizzato in Gesù, che questo Logos, questo Verbo, questa parola incarnata, questa parola che finalmente è diventata uomo, il progetto finalmente si è realizzato. E dice Giovanni, interessante questo, noi conoscendo un po' tutta la scrittura, notiamo la raffinatezza dell'autore, perché i rabbini dicevano: Dio ha creato il mondo con 10 parole, che poi sono le famose 10 parole del Decalogo, dei comandamenti, insomma, della legge. Le 10 parole riassumono tutta la legge. Giovanni dice: no, una parola sola, che precede anche le 10 parole. E questa parola era che l'uomo potesse diventare una sola cosa con lui, che l'uomo potesse innalzarsi alla condizione divina, però dopo che ha fatto esperienza di un Dio che si è fatto come noi. E poi vedete, conoscendo il Vangelo di Giovanni, capiamo per quale motivo Gesù a un certo momento, durante la cena, dirà ai suoi discepoli: vi do un comandamento solo, una parola, un comandamento, 10 parole, 10 comandamenti.
Quindi per Gesù basta un comandamento, il comandamento dell'accoglienza reciproca, di questo amore generoso, che sostituisce tutti gli altri. Questa è la novità allora. Quindi l'autore parla di un progetto che Dio sempre ha avuto in mente e che finalmente con Gesù si è realizzato, e grazie a Gesù anche noi abbiamo potuto conoscere il progetto, perché senza di lui non sarebbe stato possibile questo. E dirà anche l'autore del Vangelo che tutto quello che esiste è avvenuto attraverso questa parola. Se Dio ha creato l'universo con questa meraviglia, era soltanto in funzione di questo progetto, che l'uomo potesse diventare una sola cosa con lui. Per il bene dell'uomo, per la felicità dell'uomo, che cosa è la volontà di Dio, dicevamo all'inizio? La volontà di Dio coincide con la nostra massima aspirazione, che è essere felici. Quindi quando Dio ha pensato all'universo, a tutta la creazione, è perché già aveva questo progetto in testa, che l'uomo, diventando una sola cosa con lui, partecipando della sua stessa condizione, potesse godere, essere anche lui creatore, vedere in che maniera questo progetto della creazione avrebbe raggiunto il massimo della sua bellezza. E poi dice Giovanni: e nulla di quello che esiste è stato fatto se non per lui. Quindi Giovanni sta dicendo che tutto quello che fa parte dell'universo, della vita, è buono. Questa visione pulita, questo sguardo corretto, sano, non come uno sguardo che troviamo nell'ambito più religioso, vedere sempre il male dappertutto, la corruzione dappertutto, il peccato dappertutto, no? Certo che c'è il male, certo che c'è il peccato, ma non fa parte del progetto, certamente. Quindi all'autore del Vangelo interessava dire che dobbiamo avere anche nei confronti della creazione un atteggiamento positivo. Non dobbiamo distinguere questo, no, tutto è buono, tutto è stato creato in funzione appunto di questo progetto. Quindi il progetto che gli uomini possano avere questa stessa condizione divina. E dirà anche l'autore del Vangelo che questa vita che veniva al mondo, questo progetto che era vita, ecco, questa vita era anche la luce degli uomini. Questo anche lo dice il prologo Giovanni, ed è molto bello perché era un po' tutto il contrario di quello che si sentiva dire nella teologia tradizionale. Noi, il prologo afferma che la vita è luce. Nella teologia tradizionale si diceva che la luce è vita, e la luce era la legge con tutte le norme, con tutto quello che guidava il popolo nel suo cammino. Vedete, Giovanni sta dicendo qualcosa di molto importante. È la vita che risplende dentro di noi come frutto di questa condivisione del progetto, di questo aderire al progetto del Padre, e questa vita che risplendendo fa luce. Quindi la luce non viene da fuori, la luce nella mia vita nasce dal più profondo della mia esperienza, del mio anelito. Quindi non c'è una luce esterna che mi guida, ma è questa esperienza vitale che io porto dentro di me che mi fa sentire in che maniera i miei passi si devono orientare sempre in una dimensione di crescita, in una dinamica di massimo sviluppo. E questo perché appunto con Gesù abbiamo sempre in mente che quello che può venire incontro alle nostre aspirazioni, a questa nostra aspirazione ad essere felice ovviamente, è quella vita che già portiamo dentro, non altro che viene fuori da noi. Questo per capire come la legge non corrisponde alle nostre aspirazioni, vedete? Nessuna legge religiosa, pur saggia che sia, può rispondere alle esigenze dell'uomo, perché la storia progredisce, si va avanti, e la legge può rimanere un pochino sempre arretrata. Certo che ci potranno essere dei principi che sono ovviamente fondamentali, ma quando la umanità cresce, questi principi non fanno parte di una legge religiosa, fanno parte di un diritto comune. Che a me mi insegnino che non devo uccidere, questo non fa parte di una legge religiosa, questo fa parte di un comportamento umano, una società civile che è cresciuta, e sappiamo che la vita va rispettata e che nessuno deve attentare alla vita dell'altro. Ma quando si parla di norme religiose si rischia di cadere sempre in qualcosa già di arretrato, del passato, che non corrisponde alle aspirazioni. Perché vedete, nessuno può dire: le tue aspirazioni stanno in questo libro, te li spiego io. No, le mie aspirazioni stanno dentro di me, come stanno dentro di te, è quello che sorge dal più intimo della persona,
che può permettere di dare questa possibilità di crescita e sorge come una risposta appunto a questo progetto che in Gesù ci è stato donato. Quindi la luce, che è lo splendore della vita, questa cosa bellissima, brilla, questo è un aspetto importante anche dell'incarnazione della misericordia. Il prologo di Giovanni dice che la luce splende nelle tenebre e che le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vedete, se l'incarnazione significa questo Dio solidale per prendersi cura del nostro dolore o della nostra realtà affinché possa essere una realtà di vita piena, non ci può essere mai traccia di violenza, nessuna forma che possa aggredire, che possa urtare, che possa in qualunque modo danneggiare la vita dell'altro. Per cui questa espressione della luce che splende nelle tenebre e che le tenebre non l'hanno mai sopraffatta è l'invito ad essere luce e a lasciar perdere tutti i combattimenti possibili che uno magari si propone per cercare di vivere in maniera così integra. Vedete, la luce non deve combattere contro le tenebre, la luce deve soltanto splendere. E quando in una sala buia si accende un lumino, la tenebra sparisce, si dissolve, non c'è più. Il lumino non deve combattere contro la tenebra, deve soltanto accendersi. Quindi questa visione di una luce che splende senza fare violenza, senza entrare in questa specie di combattimento, no? Dobbiamo combattere con i nostri nemici, come in questo di domenica scorsa che ci è venuto a combattere perché dovevamo anche noi aderire alla causa del primo venerdì del mese. Ma non dobbiamo combattere contro nessuno noi. Pensate nella Chiesa come questa visione così aperta, così umana, così incoraggiante del prologo è stata dimenticata. Pensate soltanto alle crociate, a tante altre pagine nere della nostra storia. Combattere il nemico, combattere il peccato, sempre questo combattimento. Mai Gesù ha parlato di combattimento, ma di luce che splende e che allontana la tenebra. Quindi questo è l'effetto dell'incarnazione, che l'eliminazione delle tenebre, e le tenebre sono tutte quelle realtà, quegli aspetti della nostra vita che impediscono la nostra crescita, che impedisce all'uomo di conoscere questo progetto del Creatore, che l'anelito che portiamo dentro di diventare persone felici, persone pienamente riuscite. Per cui ogni ideologia che si opponga alla pienezza umana o che impedisca questa crescita dell'essere umano, ogni ideologia venga dove venga, per l'evangelista è tenebra, o quello che inculca la sua commissione, o quello che priva l'uomo della sua capacità di pensare o di decidere, tutto questo è tenebra. Però vedete, l'eliminazione delle tenebre non avviene mediante la violenza, ripeto, ma come una luce che splende e man mano dissolve questa tenebra. Ecco per quale motivo l'incarnazione è espressione della misericordia. Dal momento che il Dio che si incarna non ci schiaccia, ovviamente in Lui non c'è nulla che possa aggredire o che possa forzare o costringere l'altro, ma è qualcosa che spontaneamente, quando viene accolto, fa crescere nella persona questa dimensione di una vita sempre più grande, che cresce senza trovare nulla che possa bloccare quel processo di sviluppo. Allora, e la luce aumenterà sempre di più il suo splendore, non si sprecano energie in maniera inutile, ma si occupa di essere appunto misericordiosi come il Padre, di esplendere con questa luce di misericordia. E cosa ha fatto appunto Gesù allora? Che portando nella sua carne il progetto del Padre, ci ha fatto capire come questa luce non si può spegnere mai. Cioè l'anelito di vita che l'essere umano porta dentro di sé, questo non potrà mai scomparire, nessuno potrà mai soffocare questo anelito. A volte lo potrà così tenere un po' come un po' in prigione, un po' come possiamo dire, sequestrato. Ecco, Gesù viene per far così, liberare nell'uomo questa tensione, questa volontà di aprirsi a questa aspirazione, questo anelito di poter raggiungere la pienezza. Gesù lo dice, appunto usa questa espressione, che di fronte al male, di fronte al dolore non dobbiamo mai perderci d'animo, perché lui ha vinto il mondo, cioè lui con la sua testimonianza della misericordia che non conosce confini
ha superato qualunque forma di tenebra. Ecco, questa azione comunque negativa con la quale dobbiamo fare anche conti, questa tenebra, però Giovanni lo dirà più avanti nel suo Vangelo, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito la tenebra. Questo è un po' il problema che resta aperto, il perché si sceglie il male, perché si sceglie un po' questa tenebra, anzi questa misericordia che garantisce la crescita umana. Comunque, nonostante questa azione negativa delle tenebre, ecco, Dio, e questo è l'effetto profondo della sua incarnazione, sempre riesce a far giungere ad ogni uomo questo anelito, questo richiamo verso la pienezza, e in questa maniera dimostra il suo amore, e in questa maniera dimostra che, essendo dentro di noi anche questa adesione al progetto, è sempre vivo e che richiede soltanto delle condizioni adatte per esprimersi. E ci fa comprendere anche, questo è un altro aspetto importante, quando noi siamo d'accordo con questa misericordia, questo progetto, questa pienezza di vita, noi come possiamo veramente portarlo avanti? Abbiamo detto che il modello abbiamo in Gesù, ma che Dio certamente non rimane così a guardare come si sta realizzando il progetto, ma che Lui interviene perché, ecco, queste aspirazioni vengano così liberate, vengano manifestate con tutta la sua profondità. Allora uno può chiedersi: ma come interviene Dio? Certamente Dio non interviene sostituendosi a noi, nostro essere persone libere, ma Dio interviene potenziando le nostre capacità di fare scelte che siano a favore della vita, che siano così cariche di vita da fare splendere appunto la nostra persona con quella luce. Quindi Dio interviene stimolando, potenziando l'uomo a questa apertura, a questa adesione sempre massima verso il suo progetto. E arriviamo appunto al centro del prologo quando, appunto parlando di questo Logos che si è fatto carne, questa parola che si è incarnata, l'Evangelista afferma che nonostante le tenebre non abbiano colto, abbiano preferito gli uomini hanno preferito la tenebra, le tenebre non l'hanno accolto, ma a quanti però l'hanno accolto? Ci sono persone che non si sono lasciate ingannare dalla tenebra, a quanti però l'hanno accolto? Li ha resi capaci di diventare figli di a quelli che credono nel suo nome. Ecco come si realizza il progetto. Dal momento che noi accogliamo, ecco, questa parola incarnata, in Gesù noi accogliamo questa presenza del Padre, dal momento che noi ci fidiamo dal suo modo di essere luce, ecco, noi partecipiamo della stessa condizione di Dio. Ha dato la capacità di essere, di diventare figli di Dio. Quindi figli di Dio non si nasce, questa frase comune, siamo tutti figli di Dio, non è vero, tutti nasciamo figli dei nostri genitori, siamo tutti figli di un padre e di una madre, questo sì, ma non siamo figli di Dio, lo possiamo diventare, questo sì, se noi aderiamo al progetto, se noi riconosciamo in Gesù, questo uomo come noi, l'espressione storica, massima espressione del Dio fatto uomo, del Dio che si è fatto uno di noi. Quindi a quelli che accolgono Gesù, il suo modello di umanità, Dio gli ha dato questa capacità di diventare figli suoi. Quindi noi possiamo essere della stessa condizione divina attraverso, ecco, la nostra adesione a Gesù, essere uomini in pienezza come Lui. Vedete, questo è anche fondamentale, perché nel prologo si dice che noi possiamo diventare una cosa sola, figli. Questo è molto bello, in una società gerarchica, con tutta una serie di ordini, di classi, nessuno diventa nulla che si possa mettere al di sopra dell'altro. Se lo fa, sarà come espressione di quella tenebra che non ha voluto accogliere il progetto. Ma quando si accoglie Gesù, quando si dà adesione alla sua proposta, noi diventiamo figli, punto. E la figliolanza è per tutti, e la figliolanza ci rende della stessa dignità, e non c'è nessuno che possa pretendere o possa arrogarsi diritti o dei vantaggi al di sopra dell'altro. E allora in questo modo diventiamo figli quando, riprendendo le parole di Gesù a Filippo, chi vede me vede il Padre, quando noi ci fidiamo di Gesù e accogliendo la sua parola e il suo modo di comportarsi, anche noi diventiamo figli come Lui.
E dal momento che appunto si diventa figli, vedete, non c'è più bisogno di nessuno che ci deve portare da Dio. Ecco allora questo valico che viene superato, questa separazione che finalmente si colma. Abbiamo detto che la religione separa tra il divino e l'umano, dal momento che diventiamo figli non c'è più questa separazione. Quando io divento figlio non c'ho più bisogno né di spazi sacri, né di tempi sacri, né di rituali particolari, né di una casta che mi prenda appuntamento con il Padre Eterno, ma io entro in un rapporto di massima intimità con Lui. Siate come il Padre vostro del cielo è misericordioso, assomigliatelo. Vedete, questo è importante perché l'incarnazione appunto porta a questa comunione. Se il progetto di Dio è che l'uomo partecipasse della sua condizione, partecipare di questa realtà significa che sono annullate le barriere o le separazioni e possiamo essere una cosa sola con Lui. Ma questo non per un nostro sforzo, vedete, ma perché Lui ci ha dato questa possibilità. Come? Accogliendo il modello che Gesù ci propone. Quindi non è che noi diventiamo figli grazie ai nostri sforzi, no, no, perché noi siamo stati fatti così dal momento che ci siamo fidati dal progetto di Gesù. Abbiamo accolto in noi la sua proposta. E ripeto, cadono tempi, i tempi del sacro, i tempi per incontrare Dio, o i luoghi per potersi avvicinare a Lui, o i rituali che permettano questo avvicinamento, o la casta sacerdotale che ci dica: prego, si accomodi, o lei fuori, cui non può entrare. Questo è finito tutto con Gesù, assolutamente. Se diventiamo figli, siamo della stessa condizione e nessuno ci deve chiedere appuntamento con il Padre Eterno e nessuno ci deve imporre dei luoghi o dei tempi per poterlo incontrare, perché questo Dio che si è incarnato lo ha fatto anche nella mia carne, certamente. Sono io anch'io, sono espressione della sua presenza nella storia. Vedete, l'incarnazione porta a questa esperienza profonda perché diventiamo anche noi figli, certamente. Diventiamo anche noi della stessa condizione divina e figlio nella cultura antica, nella cultura semitica, significa colui che somiglia al padre nel comportamento. Questo era il figlio, non tanto la somiglianza fisica, perché non sempre coincide, ma come diciamo nelle famiglie succede sempre così: quando il figlio fa una cosa bella la mamma dice è tutto sua madre, quando il figlio fa qualcosa di sbagliato è tutto suo padre, viceversa, si spostano così, ed è il comportamento in cui i genitori vogliono essere conosciuti come tali. È tutto suo padre, guarda che carattere ha, guarda che bella cosa ha fatto, è tutta sua madre, come sono io, no? Ho il padre. Quindi è il comportamento che dimostra la somiglianza, non tanto il fisico. E questo era molto vissuto, molto sentito nella cultura semitica, perché il figlio si doveva comportare come il padre l'aveva insegnato, che in questa nostra casa bisogna comportarsi e in questo nostro popolo bisogna essere riconosciuti come tali. Il padre tramandava al figlio tutta la tradizione, il figlio, accogliendo la tradizione del padre, la somigliava. Quando nella sinagoga di Nazaret i nazaretani si scandalizzano di Gesù: ma non è costui il figlio di Giuseppe? Ma non somiglia per niente a suo padre questo. Come viene a parlarci di misericordia, di grazia, quando qui abbiamo bisogno di qualcuno che metta le cose in ordine e faccia pagare ai malvagi tutto il male che ci hanno fatto? Non somiglia a suo padre, che sa bene che Dio certo è misericordioso, ma farà pagare la vendetta, non si farà aspettare nei confronti di chi ci ha fatto soffrire. Quindi figlio colui che somiglia al padre, allora noi siamo figli, ecco come ha detto Gesù, quando assomigliamo al padre nell'unica cosa che lo fa, che lo caratterizza, che è la sua misericordia, questo padre che fa sorgere il sole, fa scendere la pioggia, eccetera eccetera. Quindi questa parola, e finiamo, che si incarna, questa incarnazione attraverso la quale noi abbiamo sentito veramente la misericordia del Padre, dice l'Evangelista che questa presenza si è esattamente, noi quando vediamo il prove diciamo, ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, diciamo il verbo abitare, ma per noi l'abitazione è qualcosa di abbastanza solido, abbastanza così, come possiamo dire, fermo.
mentre il termine che adopera l'Evangelista ha messo la tenda, si è attendato, la tenda è qualcosa che si alluota la notte, la mattina quando uno deve continuare a camminare, poi si pianta la sera. Quindi questo Dio in movimento, l'incarnazione ci fa sentire un Dio che cammina sempre con l'uomo nella sua storia, ecco, prendendosi cura anche di tutto quello che possa impedire questa crescita o che non gli permetta di arrivare a questa massima aspirazione che è la sua felicità. E ecco, e concludiamo quando si dice che il Verbo si è fatto carne. Questo è il prologo di Giovanni, non ha detto che il Verbo si è fatto uomo, che poteva aver usato anche questa parola l'Evangelista, anthropos in greco, ma che il Verbo si è fatto carne, sarx, noi diciamo sarcofago, usiamo anche questa parola che viene dal greco. Quindi il Verbo si è manifestato in quello che è l'espressione più debole e più fragile dell'essere umano, che è la sua carne. Però attraverso la carne noi manifestiamo i nostri sentimenti, i nostri sensi passano attraverso la nostra carne, la nostra pelle, ci sentiamo veramente quando qualcosa è bello, ci viene la pelle d'oca. È così che Dio si è fatto uno di noi, dice Giovanni, e questo ovviamente lo rende ancora molto più credibile, visibile, palpabile. E quando Gesù parla di questa gloria che noi possiamo anche contemplare, ovviamente, lo dice Giovanni, quando Gesù parla di chi vede Lui, vede il Padre, questa gloria non è altro, e anche qui torniamo sempre sullo stesso discorso, questa gloria di Dio non è altro che il nostro bene, che possiamo essere persone che vivono bene su questa terra. Dio non riconosce un'altra gloria se non appunto il nostro essere persone che crescono verso questa pienezza. E concludiamo appunto con la frase finale del prologo: Dio nessuno l'ha mai visto, soltanto il Figlio che è nel seno del Padre, il Figlio unigenito. Ed usa un'espressione, l'Evangelista in greco, che la usiamo anche noi quando parliamo di Bibbia. La parola che usa è exegesi, noi diciamo l'esegesi biblica, l'esegesi è l'interpretazione della parola. Quindi questo è il termine che adopera Giovanni per dire che cosa ha fatto Gesù per noi quando ci ha fatto conoscere Dio, ce l'ha spiegato, e Lui l'interpretazione. Quindi non possiamo conoscere Dio se non attraverso Gesù. L'incarnazione ci dà questa garanzia. Non possiamo arrivare a Dio se non passando attraverso la carne del suo Figlio, che è come la nostra carne, fatta di sentimenti, fatta di gesti, ma soprattutto che può essere una carne di misericordia. E allora, se nessuno ha visto mai Dio, ma soltanto il Figlio ce l'ha spiegato, è inutile andare a cercare Dio nei libri di teologia, dobbiamo cercarlo nella carne, dove le persone come Gesù sono capaci di ripetere gli stessi gesti di misericordia, di accoglienza, di benevolenza. Lì si esprime questo Dio e lì sentiamo come Gesù veramente con la sua incarnazione ha portato Dio vicino a ciascuno di noi. Tutto il contrario di quello che fa la religione, voler portare gli uomini verso Dio, la metà rimangono fuori o non ci arrivano mai, pochissimi lo potranno fare, questo è fallimentare, questo della religione. Ho fatto il contrario, non portare più gli uomini verso Dio, che sappiamo che questa è un'impresa fallita, ma ha portato Dio verso gli uomini, e questo a tutti è possibile sperimentarlo. Grazie del vostro ascolto. Ma ecco, il binomio tenebra luce è un binomio tipico di Giovanni nel suo Vangelo, e ovviamente bisogna prenderlo secondo il suo pensiero, che dopo la vita si è fatta in momenti di tenebra, o i mistici parlano di questa oscurità, no? La noce oscura dell'alma, San Juan de la Cruz, certo, però questo noi oggi le chiameremo, o Giovanni l'avrebbe chiamato le tribolazioni, per esempio, no? Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni: voi avrete tribolazioni, però coraggio, io ho vinto il mondo. Per cui è vero che la tribolazione fa parte di una vita che deve camminare, tante volte colpita o tante volte esposta a situazioni avverse. Però ecco, Giovanni non li chiamerebbe tenebra questo, li chiamerebbe tribolazione, no? Per cui l'importante è essere luce, e per alimentare la luce basta soltanto mantenere la sintonia con Gesù. Questa è l'unica maniera.
Perché vedete, quando Gesù parla alla comunità, appunto, anche voi siete luce del mondo, no? Dopo che ha spiegato un po' le beatitudini del regno, e ovviamente dice, ma come possiamo essere luce noi nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità, nel nostro essere immersi in un mondo che cammina a volte in maniera del tutto contraria? Ecco, Gesù, alla fine del Vangelo di Matteo, dice, io sono con voi sempre, sempre. Quindi Gesù non è che è andato verso qualche galassia lontana, ma Gesù è presente nella storia, no? Perché se noi diciamo che l'incarnazione è la presenza del Dio con noi, questa incarnazione continua a manifestarsi attraverso ciascuno di noi dal momento che noi accogliamo Gesù come modello. Ecco per quale motivo il Vangelo di Giovanni, soprattutto un discorso che ha creato uno scandalo enorme a suo tempo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, una cosa terribile questo. E molti hanno lasciato Gesù quando nella sinagoga di Cafarna lui ha parlato così. Cioè non basta soltanto dire siate la luce del mondo, o siate misericordiosi come misericordioso il Padre del Cielo, ma alimentatevi di me e farete questa esperienza una luce che non si spegne mai, no? Cioè questa esperienza che noi facciamo della nostra comunione con il Cristo, il nostro essere veramente nutriti da Lui, no? Che oltre a altro non è che nutriti dal suo amore, no? Dalla sua vita. Quindi in questo senso noi troviamo la forza per alimentare la luce. Gesù dice ai suoi discepoli, voi da soli non potete fare nulla. Cioè Gesù ha fatto l'esperienza, ha presentato l'immagine della vite e i tralci. Il tralcio staccato dalla vite non può dare frutto, però se rimane legato alla vite, la linfa lo alimenta e il frutto sarà garantito. Quindi l'importanza è che la comunità rimanga sempre con questa adesione al Cristo, cioè che si identifica con la sua persona, con la sua parola certamente, no? E siccome non sono parole che passano, come abbiamo detto prima, attraverso certo che dobbiamo studiare, ma sono parole che passano attraverso la carne, perché quando noi sfogliamo i Vangeli non troviamo della grande teologia, anche se diciamo la teologia di Giovanni, la teologia, questi sono gli studi nostri fatti sugli autori, ma nei Vangeli noi troviamo dei racconti. Ciascuno degli evangelisti ci ha raccontato una sua esperienza del Cristo. Certo che tutti e quattro parlano della stessa storia, ma in maniera diversa, perché diverse sono state le esperienze che hanno avuto le prime comunità. Però attraverso questo racconto noi quello che notiamo, lo vediamo, sono gesti. Non è che Gesù si è messo a fare Giovanni lavoro, troviamo dei discorsi, il dialogo di Gesù con la Samaritana, Nicodemo, altri passaggi. Ma se tu prendi il Vangelo di Marco, che è il più antico, i discorsi sono pochi, sono più gesti che Gesù compie. Allora noi possiamo, da questi gesti, essere nutriti e cercare di camminare in questa dimensione. Allora è vero che poi la vita, con tutte le sue fatiche, però si dimostra la cosa più bella che ci poteva capitare da vivere. Perché noi partiamo da questa idea fondamentale, non siamo schiacciati da Dio. Questa è la cosa importante. Che ancora la gente non si è liberata di questa visione del Dio che ti schiaccia, del Dio che ti dice forse tu non è sicuro che ti possa salvare. Come puoi dire una cosa così? Questo Dio contraddittorio che ci hanno insegnato nel catechismo, mi ama, Dio è amore, ma posso finire nelle pene eterne. Ma che razza di amore è questo? Se Dio mi può condannare alla pena eterna, questo non è amore, questo è l'odio terribile, il peggiore odio che si possa avere verso una persona. Neanche il codice di diritto penale peggiore al mondo condanna una pena eterna, almeno l'ergastolo. E invece noi, questo lo diceva padre Ortensio da Spinetoli, a lui gli ho rubato questa frase, veramente quando l'ho sentita, di una persona coraggiosissima che è stato bastonato dall'istituzione religiosa per la sua libertà di parlare di Gesù e del Vangelo. Ma lui, di una mitezza unica, diceva, però ecco, se qualcosa che vi ho detto valutato, fate finta che non l'ho detta io, no? Quindi in questa sua dimensione, ma coraggiosissima, padre Ortensio diceva, noi siamo riusciti, noi cristiani, cattolici, apostolici, romani, siamo riusciti a dire di Dio le cose che non avremmo mai detto del peggiore padre di questa terra. Come possiamo aver bestemmiato in questa maniera? Cioè, noi che possiamo dire di Dio delle cose così cattive che non lo diremo mai del peggiore dei genitori di questa terra. Come siamo stati così deformati dalla religione?
questo Dio giudice, vendicatore, le pene eterne, il peccato, l'inferno per sempre. Ma come mai abbiamo tirato fuori in ballo Dio tutto questo? Quindi in Gesù noi abbiamo capito che Dio non è contraddittorio, non è che mi ama e dopo mi condanna. Questo non è possibile. Se tu mi ami sempre. E se tu mi condanni vuol dire che non mi ami, quindi qualcosa non funziona in questo ragionamento. Allora, siccome mi ami sempre, la speranza che Dio ha è che l'uomo comunque si apra a questo amore, anche se a volte può sembrare troppo tardi, ma non importa il tempo per Dio. Neanche dopo la morte non importa il tempo. Quindi Dio ha sempre questa apertura, questa misericordia di conquistarci con il suo amore. È l'amore che ci ha salvato. Non il dolore o la morte in croce, è l'amore. Certo che la morte in croce è l'espressione più alta dell'amore, però è l'amore che è alla base. E Giovanni nel Vangelo c'ha questa espressione bellissima, quando dopo che ha detto che le tenebre, che il mondo non l'ha accolto a Gesù, che le tenebre hanno che l'uomo ha preferito le tenebre, ma Giovanni nel Vangelo di nel capitolo 3 c'ha questa espressione: Dio ha tanto amato il mondo. Vedete, questa realtà che si chiude al bene, alla vita, che può sembrare così violenta, disumana, ma Dio l'ha amato tanto da darci il suo figlio perché nessuno si perda, di questo si tratta. Allora, in questo senso, noi sappiamo che la luce si può alimentare. Quando noi non sentiamo il Dio che ci schiaccia e quando noi abbiamo questo nutrimento, questo pane, questa vita che ci viene donata, regalata, perché anche noi possiamo ripetere gli stessi gesti di Gesù. Che possiamo anche noi incarnare questo Dio attraverso i nostri gesti di misericordia. Quando Gesù parla di questa famosa, questo raduno delle nazioni, dice: quando mai ti abbiamo dato da mangiare? Ma quante volte avete fatto a uno di questi piccoli? Quindi Gesù si sta riferendo ai pagani, a quelli che non l'hanno conosciuto, però che hanno avuto un cuore di carne. Questo ci rende figli comunque. Certo. E che nel prologo, quello che Giovanni dice, quando noi abbiamo conosciuto il progetto di Dio in Gesù e gli abbiamo dato adesione, questo ci ha dato anche la consapevolezza, abbiamo avuto la coscienza profonda di essere figli. Allora la nostra vita può fiorire in maniera ancora molto più grande. Quindi possiamo anche ridare la vita per gli altri come Gesù. E possiamo anche noi compiere gesti più grandi di suoi, voi compiete cose più grandi delle mie, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Però per chi non ha conosciuto il progetto non è detto che non sia anche partecipe, certamente. Però sempre con un cuore di carne si diventa figlio di Dio, non si nasce figlio, non possiamo nascere, lui non ci ha concepito i nostri genitori. Però usiamo questa espressione di figli perché c'è un'altra generazione, un modo di generare nell'amore. Allora, come io mi rendo conto che veramente sono stato generato nell'amore? Quando sono capace anch'io di amare. Questo mi rende figlio. Gesù parla, per esempio, quando parla delle autorità religiose, dei capi religiosi, che erano autorità molto venerate, questi sommi sacerdoti e via dicendo, farisei inclusi, Gesù dice: voi siete figli del diavolo, appunto. Quindi si può essere figli di Dio o figli del diavolo, quindi, dice Gesù. Appunto, quando Gesù chiede ai suoi: somigliate al Padre, siate misericordiosi, questo tutti lo possiamo anche nel nostro piccolo, non è che dobbiamo partire per grandi imprese. E noi ringraziamo chi ha del coraggio di intraprendere anche dei gesti veramente grandiosi per chi sta male, ma anche nel nostro piccolo noi possiamo manifestare questo cuore di carne, questa benevolenza. Basta saper usare le parole senza mai aggredire, per esempio. Basta usare lo sguardo senza mai sentire, far pesare il giudizio sull'altro. O basta usare anche i pensieri. Al positivo. Noi possiamo anche purificare l'ambiente, usiamo questa espressione che adesso si parla, anche avendo un pensiero pulito, perché ci sono persone che ormai io non dico niente di male, però nella mia mente covo sempre anche pensieri di morte, perché comunque mi rallegro del male dell'altro, o addirittura lo posso anche augurare il male dell'altro. Ecco, saper purificare la mente, avere un pensiero pulito, questo è anche essere misericordiosi, no? Quindi abbiamo
quando diciamo pensieri, opere, parole, quindi abbiamo sempre una realtà che riguarda tutta la persona. Però la misericordia è possibile. Mentre osservanza della legge no, non tutti osservano la legge, perché la legge impone delle cose, non puoi mangiare questo, non puoi toccare questo, devi fare così, non tutti fanno questo tipo di osservanze, quindi rimango escluso. Con la misericordia no, perché la misericordia ti dice soltanto di avere un cuore, un atteggiamento sempre benevolo, accogliente, di non distogliere l'aiuto, di non ritirare questa attenzione, chiunque sia l'altro, perché così fa il Padre del Cielo. Allora dobbiamo manifestare veramente in tempi così difficili ancora con più forza questa nostra fede, questa nostra adesione al progetto creatore, a questa misericordia che abbiamo capito con l'incarnazione. Noi ieri sera abbiamo ballato un po' nel Maceratese, per cui siamo ancora un po' tutta l'adrenalina, no? Ieri sera del terremoto, purtroppo, meno male, non sono stati dei danni fisici, sono qualche persona che ha avuto problemi per la paura, così, ma non persone che siano morti per i crolli, quindi questo già è un bene. Però è sempre per me una giornata speciale, fortuna che sono qui a Treviso, circondato da tutte queste bellezze. E questa è un po' la visione molto positiva di una società anche individualista, cioè abbiamo trattato la libertà questi giorni a Montefano. Certo che libero significa la possibilità di scegliere, ma libero quando scelgo il bene, certamente. Quando cerco la luce, la tenebra non è libertà, la tenebra è sottomissione, la tenebra è rendersi schiavo di qualcosa che sopprime la tua vita. Quindi questo discorso del libero arbitrio non è proprio una libertà adulta, è un'espressione molto... Cioè, la libertà è quando io uso le mie capacità per rendere la mia vita presente nella storia e una presenza che renda la storia ancora più degna di essere vissuta da tutti noi. Ora, il discorso del male, il discorso di perché, questo lo dice Giovanni, la luce è venuta ma hanno preferito le tenebre. Questo è qualcosa che rimane sospeso. Perché l'uomo, potendo scegliere la luce, preferisce la tenebra? Non sceglie la tenebra, la preferisce. Cioè qualcosa che gli fa comodo. Perché? Gesù dice perché chi fa il male gradisce un ambiente oscuro perché non si vedano i suoi malefatti, no? Quindi il ladro che ruba di notte. Quindi allora il discorso è questo qui, è chi non è uscito ancora di questo disumano che tutti portiamo dentro di noi, chi ha veramente soffocato questo anelito alla vita. Il peccato è farsi, certo vuol dire fare male all'altro, ma farsi male anche a se stessi, vuol dire mancare di compassione con se stessi, perché significa soffocare la tua libertà, soffocare anche la tua crescita come persona. E questo è un problema che si pone perché comunque le preferenze si vedono. Ecco, però di fronte a questo problema Gesù non si è perso i vari discorsi, Gesù propone di essere luce che splende. E attraverso la luce fa sì che piano piano si possano dissolvere tante altre tenebre. Quindi Gesù vuole una comunità di credenti che con la loro presenza nella storia possano piano piano far sì che questa tenebra si dissolva. Che noi possiamo anche arginare questo male. Come? Ecco, con la misericordia. La misericordia è il canale che abbiamo per arginare il male. Quando noi siamo misericordiosi stiamo pulendo l'ambiente, no? Di tanto male che si riversa continuamente su di noi. Basta anche un aspetto così superficiale, la gentilezza. Oggi si tende ad essere scorbutici perché tutti sono scorbutici, ma io sarò sempre gentile perché nella gentilezza esprimo la mia ricchezza umana. E anche se gli altri rispondono in maniera scorbutica, io continuerò ad essere gentile. E con questo mio agire, anche se non sarà proprio una cosa, io sto mettendo un argine a quello scorbutico che continua ancora a comportarsi in quella maniera, capite? Allora, quando noi entriamo in questo ragionamento, per quello dice Gesù, siate misericordiosi come misericordioso il Padre, che fa del bene a tutti, non soltanto a quelli che lo meritano, anche a quelli che non meritano niente, lui fa sempre del bene. Quindi se io sono gentile anche con quelli che mi rispondono male, io sto mettendo un argine alla loro maleducazione,
E in questa maniera sto dissolvendo un po' la tenebra. Certo, sono cose piccolissime, però contano anche queste. Allora, il problema certo si può portare anche a estremi più grandi, e per quelli che sono grandi fautori del male, con noi non potremo mai entrare in questo tipo di risposta. Noi sappiamo una cosa sola, che Dio vuole il nostro bene e che il bene significa la nostra felicità e che Lui lavora per questo. E che noi sappiamo in Gesù come possiamo veramente raggiungere questa nostra aspirazione, che coincida con la sua volontà. Ecco, però siccome siamo liberi, ecco, questa libertà significa che possiamo anche dire non ci piace questo tipo di proposta, preferiamo, più che scegliere una specie di preferenza comoda, la tenebra, questo significa allora chiudersi in un buco senza uscita. E di questo uno spera che comunque l'umanità possa essere completamente liberata, no? Questa è l'espressione che il Vangelo di Giovanni, Dio, che nessuno si perda, ha amato tanto il mondo da dare il Figlio perché nessuno si perda. Quindi nel progetto del Padre c'è questa visione molto ottimista, seppur realista, che comunque la storia deve camminare in questa direzione e ci vorranno i suoi tempi, a volte molto lenti. Però ecco, l'importante è sapere che nel progetto del Padre il bene è rivolto a tutti e che tutti, se usciamo da questa tenebra, possiamo farne veramente tesoro, possiamo partecipare di questo. Però ecco, sul problema del male entriamo in una questione anche molto più grossa, che fa parte ecco, di un'umanità non cresciuta, o di un'umanità, per dire umanità, diciamo, di un disumano, non è umano questo, quando tante volte si fanno delle critiche, ma siamo umani, no, guardi, questo non è umano. Cioè, quando tante volte si fanno certe critiche, no, perché ci sono dei scandali, delle corruzioni anche nella Chiesa, ma siamo umani, no, siamo disumani quando ci comportiamo così. L'umanità non è essere corrotto, essere uno che abusa, uno che inganna, uno che specula. Questo non è umano, questo è disumano. E il disumano lo portiamo un po' tutti dentro. Ecco, Gesù, siccome è il modello d'umanità, viene per mostrarci in che maniera può fiorire anche la nostra vita come persone umane e il disumano piano piano si dissolva. Questo è il discorso. Però dobbiamo fare sempre i conti con le nostre preferenze.